Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Anthropos. Questa sera l'argomento sarà ancora più affascinante delle altre sere. Parleremo di una delle principali scuole di arti, musica e spettacolo nel mondo, una scuola che si trova a New York, la Juilliard School. Per me è un piacere grandissimo questa sera parlare di questo argomento, perché la Juilliard School, proprio da New York, dal 26 al 30 aprile è approdata qua a Torino per guidare una masterclass di altissimo livello in occasione del Torino Jazz Festival. Quindi, del festival parleremo ovviamente con grande interesse, ma vorrei concentrare l'attenzione proprio su questo evento. Lo considererei tale nel mondo della musica, come potete immaginare, perché vuol dire l'incontro, dicevo prima, di una delle più grandi realtà degli arti, musica e spettacolo, con i ragazzi che si affacciano al mondo musicale. Quindi nessuna occasione potrebbe essere interessante come questa. Allora, per parlare di questo matrimonio importante, questa joint venture tra la città di Torino e la Juilliard School, New York e Torino, si sta compiendo in questi giorni, abbiamo due ospiti di eccezione, che sono anche due personaggi di livello internazionale, quindi sono molto contenta di averlo qui, e cioè il capitano di questa masterclass che incontrerà tutti i ragazzi, che è Rodney Jones, che voglio salutare e ringraziare per essere qui. È un grandissimo onore, ed è un grandissimo onore avere qui insieme a lui Emanuele Cisi, che è il nostro jazzista per eccellenza, uno dei più famosi jazzisti italiani nel mondo. Sono contenta di averlo qui perché, diciamo, artefice di questa unione che avviene tra Torino e New York, tra Juilliard School e Torino Jazz Festival. Allora, per parlare di questo importante, diciamo, evento e per sentire la vostra musica, adesso, come sapete, la nostra trasmissione inizia con una scheda introduttiva ad opera di Giorgio Diaferia. Sentiamo la scheda e poi torniamo in studio con la vostra musica. La Juilliard School è una delle principali scuole di arti, musica e spettacolo del mondo. Situata a New York, nell'edificio del Lincoln Center, offre corsi di danza, teatro e musica a più di 800 studenti. La Juilliard School fu fondata nel 1905 come istituto di arte musicale. Nel 1920 fu creata la Juilliard Foundation, chiamata così in onore del mercante tessile August Juilliard, che aveva lasciato dopo la sua morte una grossa somma in denaro con la volontà che fosse utilizzata per favorire il progresso della musica negli Stati Uniti. Nel 1946 prese il nome di Juilliard School of Music. Il presidente della scuola a quel tempo fu William Schumann, primo vincitore del premio Pulitzer per la musica nel 1943. Joseph Polisi divenne presidente della Juilliard nel 1984, dopo la morte di Peter Manning. Le molte novità introdotte da Polisi includevano l'ampliamento del curriculum, la creazione di dormitori per gli studenti della scuola. Nel 2001 fu creato un programma di jazz, mentre nel 2005 Sir Colin Davis diresse un'orchestra con alcuni studenti della Juilliard e della Royal Academy of Music di Londra. Uno dei programmi jazz più interessanti e innovativi del paese, la Juilliard Jazz Studies, combina l'educazione della storia e le tradizioni della musica con impareggiabili opportunità di prestazioni professionali progettate per integrare gli studenti in un ambiente del jazz. Come studenti di jazz, alla Juilliard si lavora a stretto contatto con i propri docenti dedicati e si possono avere numerose opportunità di esperienze pratiche, in quanto membri della Juilliard Jazz Orchestra e di ensemble più piccole. Oltre alle prestazioni al Juilliard e Ellis Tully Hall, gli studenti si possono esibire al Dixie Club Coca-Cola, al Blue Note New Jersey Performing Arts Center e in molti altri locali. Gli studenti possono anche acquisire una preziosa esperienza performance interattiva partecipando ai programmi di sensibilizzazione educativa e di comunità della scuola. Direttore del corso di jazz è il famoso trombettista Wynton Marsalis, che della Juilliard è stato allievo, come Lew Soloff, Miles Davis, Thelonious Monk, Tony Scott, Michael Camilo, Eddie Gomez. In studio oggi con il sassofonista Emanuele Cisi, Rodney Jones, docente di chitarra e musica d'insieme alla Juilliard School of Jazz. Bene, grazie alla scheda di Giorgio Diaferia. Abbiamo presentato i nostri ospiti, con cui ovviamente ho voglia di fare una grandissima chiacchierata. Però, Emanuele, il regalo che ci avete promesso sono due pezzi musicali che ci concederete adesso e in chiusura della trasmissione. Quindi io a questi due grandi docenti di chitarra, sassofono, tu sei docente al Conservatorio Verdi di Torino, io chiederei allora di regalarci 3 minuti di musica e poi torniamo qui per chiacchierare, ok? Ok. Thank you.
Bene, grazie a Rodney e a Emanuele che hanno fatto, cioè, ci hanno concesso questo regalo grandissimo. Un'esibizione del vero è un vero privilegio. Rodney, io come detto sono ovviamente onorata della tua presenza qua. Capisci che ho voglia di sentirti raccontare un po' per tutto il tempo che sia possibile, poi non ce n'è abbastanza per raccogliere una carriera come la tua. Però vorrei partire dai tuoi esordi. Tu hai iniziato, sei un chitarrista di fama internazionale, hai iniziato a suonare a 6 anni, perché poi quando si diventa grandi, da bambini si è già grandi, il talento viene fuori subito. E credo che il tuo incontro con la musica sia iniziato così presto. L'incontro col jazz in qualche modo condizionato dall'incontro con Dizzy Gillespie, è così? Com'è andata? Yes, I was thinking early this morning, my first trip to Italy was in 1976. I came here with Dizzy Gillespie and we played in Bologna. Stavo pensando proprio questa mattina che il mio primo incontro con l'Italia è stato nel 1976 quando sono venuto qua con Dizzy Gillespie e a Bologna. Yeah. And that for me was the first big step in my jazz career. I played guitar for many years, but playing with Dizzy Gillespie when I was 19 years old really changed my life. E questo sicuramente è stato il mio primo incontro importante con una platea internazionale e anche il fatto di aver iniziato a suonare con Dizzy Gillespie a 19 anni. Ma lì è stato poi il connubio col jazz. Tu prima suonavi, non suonavi proprio jazz, è così? I was playing folk music, musica folk, with Pete Seeger, and funky music. I knew James Brown before I knew John Coltrane. Ho conosciuto James Brown prima ancora di John Coltrane. So I played James Brown music and the Spinners and the OJs and e quindi ho suonato soul la musica di James Brown. Senti, poi l'incontro è stato con i più grandi. Tu hai suonato con tutti, sarebbero tantissimi quelli da citare, da Linda, Lena Horn, Ruth Brown, sono tanti veramente. Però capisci che è inevitabile, io credo che te l'abbiano chiesto tantissime volte, però è inevitabile chiederti quali sono le tracce più forti che ti sono rimaste di questi artisti. Non voglio dire chi ti ha lasciato di più, però quali sono stati gli incontri che hanno rappresentato degli snodi, no, nella tua carriera? Well, there are several. Sono decisamente molti. Tanti, sì. Lena Horn, the singer, la cantante Lena Horn, taught me so much about listening to music. Mi ha parlato così tanto del fatto di ascoltare la musica. And she taught me that every note should have a meaning and a purpose. E mi ha insegnato che ogni nota dovrebbe avere uno scopo e un significato. James Brown taught me that every note should groove. E James Brown mi ha spiegato che ogni nota dovrebbe groovare. C'è un verbo in italiano che è groovare. And Dizzy Gillespie encouraged me to open my mind to all types of music. Dizzy Gillespie mi ha incoraggiato a aprire la mia mente a tutti i tipi di musica. Those are big influences on me. Perché quindi sono delle grandi influenze. Certo, e l'ascolto migliore è l'apertura. Yes, that's correct. Listening is the key. L'ascolto è la chiave. And I find that the greatest musicians are able to play what they want to hear, not just what they want to say.
E ho anche capito che i più grandi musicisti sono in grado di suonare quello che vogliono sentire, sì, e non certo. solo quello che loro vogliono dire. Queste sono quelle differenze fondamentali che si raggiungono solo quando poi si diventa dei grandi. Senti, a te potrà sembrare, è sicuramente per te una domanda banale o che possono averti fatto tantissime volte, ma se dovessimo spiegare al pubblico, io ne sono appassionata, quindi per me ogni spiegazione di un musicista è una spiegazione importante, ma la tua lo sarebbe in modo particolare. Secondo te che cosa vuol dire jazz, filosoficamente? I think jazz is the expression of the human soul. Penso che il jazz sia l'espressione dell'animo umano. It is the blending of the heart and the blending of the mind to make something more. È l'aspirazione del cuore e della mente a fare qualcosa di più. It is sharing love and communicating in a way that's invisible to the senses. È comunicare amore in un modo che è invisibile agli altri sensi. Quindi l'incontro con gli studenti, che è una parte fondamentale, credo, della musica, no? Ogni volta che si incontrano i ragazzi è come se ripartisse una parte della nostra esperienza, credo questo, Emanuele, valga anche per te. Dicevo, quindi l'incontro con gli studenti diventa una storia d'amore, è la trasmissione di qualcosa che va oltre la tecnica, è così? Yes, that's right, and it is encouraging the students to find their own connection to the music and to tell their story. E anche l'incoraggiare gli studenti a trovare la loro connessione con la musica, a raccontare la loro storia. Senti, poi no, scusa, continua. No, actually, each musician is unique in the same way that each person is unique, and so to find that and to explore that is to learn about yourself and share yourself with everyone. Quindi ogni musicista è unico esattamente come ogni persona è unica, sì. E quindi trovare la propria unicità e condividerla con gli altri è proprio la parte più importante, e anche lavorare su se stessi. Certo. Adesso diciamo il parlare in parallelo del masterclass che si tiene a Torino diventa poi diciamo una cosa un po' istintiva, anche se in realtà ci sono tantissime domande da fare sulla tua carriera, perché averti a disposizione una volta è una possibilità che insomma può capitare una volta. Però in questo momento si sta tenendo proprio questo masterclass a Torino, che per i ragazzi ha rappresentato una grandissima chance. Che feeling senti in questa esperienza che si sta tenendo in questi giorni? I have to really say that the students here in Torino are really passionate. They're hungry for music, hungry for jazz. Devo dire davvero che gli studenti che abbiamo incontrato qui sono molto appassionati, sono veramente affamati di musica, sono affamati di jazz. But Torino is fortunate to have someone like Emanuele, because in many places of the world there is no one who's a master from their own culture. E gli studenti di Torino sono anche estremamente fortunati ad avere qui Emanuele, perché non capita sempre di avere un maestro nella sua arte, nella propria cultura. So you have someone from here who knows the music, who knows the language of jazz, and who has the passion which unites people all over the world. I mean, when I met Emanuele, this is my brother in music immediately. E questo è importante, perché averlo qui, una persona che è così appassionata e che conosce così tanto bene il linguaggio della musica, che unisce tutti, quando io l'ho incontrato la prima volta ho pensato lui è mio fratello nella musica. Allora diventa automatico il passaggio ad Emanuele a questo punto. Io per una questione di decoro devo risparmiare il fatto che sono 20 anni che ascolto la musica di Emanuele Cisi, ma questo insomma non si dice, perché in questa circostanza non è corretto. Però capisco quello che sta dicendo Brian, nel senso che tu, Emanuele, ormai hai raggiunto vette anche tu internazionali, sei uno dei nostri fiori all'occhiello del jazz nel mondo, hai fatto contratti importanti, tu hai avuto un primo riconoscimento, che ha cambiato un po' le sorti della tua carriera nel 95, se non sbaglio. Tu sei stato riconosciuto tra il miglior talento da musica jazz, che è la rivista più prestigiosa. Da lì poi sono partiti tutta una serie di riconoscimenti, hai lavorato in tutte le compagini possibili e immaginabili, hai lavorato in centinaia di dischi, molti sono tuoi ma molti sono anche con altre compagini. Però tu sei anche e questo è fondamentale, importantissimo, sei un professore di conservatorio, al Conservatorio Verdi di Torino. E questo vuol dire aver stabilito con i ragazzi un rapporto molto importante, aver capito l'importanza appunto di sfamare la voglia di conoscenza, e quindi di conoscenza della musica.
tu hai messo in, hai inventato questa relazione con la Julia School. Com'è andata? Com'è partita questa cosa? Ma è partita per me in maniera molto naturale, nel senso che da quando ho iniziato a insegnare in conservatorio ho da subito sentito il bisogno di andare, diciamo, oltre il puro insegnamento tecnico in aula, cioè di andare lì e fare le mie ore di insegnamento. Avendo vissuto il jazz in tutta la mia vita fino a questo momento in questo modo, ho sempre pensato che fosse importante per gli studenti cercare di avere delle esperienze simili a quelle che io ho potuto avere e di poterle avere nel posto in cui studiano. Quindi venire in contatto con... Perché sennò diventerebbe la possibilità di pochi. Beh sì, perché anche se i tempi sono cambiati ed è più facile viaggiare rispetto ai... Insomma, ai... Però concettualmente è errato concettualmente pensare è più, certo, difficile, a meno che uno veramente abbia anche possibilità economiche, prendere, spostarsi, andare a studiare a New York. Certo. Ormai molti lo fanno, però quelli che non se lo possono permettere, certo, non lo possono fare. Quindi il fatto di entrare in contatto con un modo diverso, completamente diverso di fare didattica rispetto al nostro... Quello che peraltro io ritengo essere più autentico in qualche modo, più vicino alla sorgente naturale del jazz, di quello che per me è il jazz. Per me ha significato proprio un elemento, una specie di missione, cioè cercare di offrire ai ragazzi questa possibilità. E ho pensato alla Juilliard perché ovviamente per prestigio. È la più prestigiosa, è la più grande, certo. E anche perché in qualche modo la Juilliard, prima ancora che arrivasse Wynton Marsalis alla direzione artistica, era comunque una scuola che secondo me manteneva di più il carattere di relazione forte fra la grande tradizione orale del jazz e il modo di trasmetterla agli studenti. Quindi tu hai fatto attenzione nella scelta non soltanto al prestigio ma proprio alla filosofia di jazz, sì, alla filosofia della tua musica, che sì, appunto è il tuo modo di... è il tuo jazz, no? Il tuo modo di concepire il jazz. Assolutamente. Io ho avuto tra le grandi fortune che ho avuto nella mia vita, una in particolare che... per me è un ricordo preziosissimo di aver avuto la possibilità di fare alcuni concerti con Clark Terry, uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz. E Clark è veramente stato uno dei più grandi educatori di jazz mai esistiti. E il suo modo di trasmettere la tradizione, la conoscenza del jazz era veramente orale, era veramente una tradizione orale. È stato uno degli sliding doors della tua carriera artistica? O anche sì, umana? Sì, 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 assolutamente. È stato lì. Quanti anni avevi quando hai incontrato lui? Avevo, credo, 29 anni. E tra l'altro è stata un'esperienza meravigliosa perché io mai più mi sarei aspettato di poter suonare con Clark Terry, ma suonavo in un festival in Corsica, all'aperto, in un giardino all'aperto, e finito il concerto, arriva un ragazzo dell'organizzazione correndo e mi dice... Mr. Clark Terry ti vorrebbe incontrare. No, questo è uno scherzo. Clark Terry, sapevo, nel programma del festival era... Ti aveva sentito suonare, quindi. Era il concerto di chiusura del festival. E aveva l'hotel a fianco a questo giardino. Sì. Lui era arrivato al pomeriggio, sì, aveva aperto le finestre e si era sentito il concerto che noi avevamo fatto dalla finestra. E poi ha chiesto informazioni e ha detto mi piacerebbe conoscere il sassofonista. E quindi, insomma, sono andato da lui, io... ero emozionatissimo ovviamente, e lui in maniera molto semplice e naturale mi ha detto sai, devo suonare in quartetto alla fine del festival, ma se hai voglia di suonare con me mi piacerebbe suonare in quintetto. Quindi, vabbè, questa è stata sicuramente la fortuna che lui aprisse la finestra in quel momento. Certo. Però eri già evidentemente sulla strada del talento pieno. Comunque è stato un incontro molto importante, come dicevi tu. Perché poi è continuato nel tempo, vi avete poi... Ho avuto la possibilità di suonare altre due volte con Clark. Ogni volta, ti ha folgorato. Sì, ogni volta è stata un'esperienza indimenticabile. L'umanità, il modo in cui... La felicità con cui condivideva la musica con me, che ero, come dire, un granello rispetto alla sua storia musicale, no? Ero uno dei 2000 musicisti che lui ha incontrato
però faceva, trasmetteva amore. Ti trasmetteva la stessa, diciamo, aveva con te lo stesso rapporto che se avessi incontrato un grande amico o un grande, una grande star a suo tempo. Questo vuol dire abbattere qualunque differenza e quindi abbattere qualunque distanza che possa c'è. Questo discorso della tradizione orale nel jazz, che poi però richiede tantissima tecnica, tantissima preparazione, mi colpisce ancora di più perché insomma è la... Credo che tu, Rodney, sia d'accordo su tutto, perché insomma è poi è questo feeling che vi unisce. Però, e poi abbiamo 3 minuti allo spazio della pubblicità. Rodney, toglimi una curiosità, ma è vero che sei stato alla Casa Bianca 2 mesi fa? Yes, I was, a suonare? Quindi tu hai suonato 2 mesi fa alla Casa Bianca e oggi hai suonato qui nel mio studio? That's right. Lì hai fatto le prove. E qui ti sei esibito. Com'è andata, scusa? It was amazing. I got a chance to meet the president and the first lady and to shake hands with them, and they were so warm and rich and fully engaged. During the concert, President Obama sung all the lyrics to all the Ray Charles music that we played. È stata un'esperienza incredibile, ho avuto la possibilità di incontrare il Presidente Obama e la First Lady, di stringere loro la mano, e sono delle persone così calorose. Dice, il Presidente ha cantato tutte le canzoni di Ray Charles che abbiamo suonato per tutto il concerto. Perché era un tributo a Ray Charles. Because it was a tribute to Ray Charles. Yes, I think Emanuele, you know, he brings out a very important point, and that is that there's a lot of jazz that can be taught, but the parts that are the highest parts can only be caught. You catch it by being around someone who has that passion and love. Sì, penso che Emanuele, sì, è stata un'esperienza incredibile ed era un tributo a Ray Charles. Un punto che ha toccato Emanuele, che secondo me è molto importante, è che è vero, una parte del jazz può essere insegnata, ma una parte, la più alta, può essere solo colta. Trasmessa. Cioè, solo una cosa che si può cogliere da persone che hanno una così grande passione. Si può dire che è questo che fa la differenza di un musicista da una star? A musician and a star? I think so. I mean, it is what is the soul of an artist. Sì, penso che sia l'anima di un artista. Si può dire che qualche artista tecnicamente bravo invece potrebbe avere l'incapacità di trasmettere questa e creare proprio un'interruzione con il pubblico, è vero? Il rapporto con il pubblico è un flusso, giusto? Non solo con gli allievi, anche con il pubblico. That's right. Yeah, there are some artists who have amazing technique and facility, but they don't move the heart. Ci sono degli artisti che hanno una grandissima tecnica, sono bravissime, però non ti toccano il cuore. And that's not just in jazz. I mean, you think of, you know, John Lee Hooker, you know, in blues. You think of someone like Jimi Hendrix. Prince. Prince, certo. You know, Ben Webster, Coleman Hawkins. These are people who, Bill Evans on piano, who could play anything, but who, they were searching for the right note. Ci sono dei grandissimi musicisti, per esempio, non solo nel jazz, ma John Lee Hooker nel blues, piuttosto che Prince, Ben Obstens, Bill Evans, eccetera, che sono bravissimi, but sorry, I just missed the last part. No, I'm just saying that they spent their life in search of playing the note that wants to be played. Però hanno passato la loro vita a cercare di suonare la nota che doveva giusta. Essere suonata. La nota giusta. Corretta. Bene, avrete capito che si tratta di una puntata fantastica. Io non so se sopravviverò all'emozione. Siamo arrivati alla prima interruzione pubblicitaria, quindi 2 minuti e poi torniamo qua con Emanuele Brian.